Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. 2 minuti 2 conduce Maria Concetta Goldini. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Per due volte le confraternite titolari di Loculi a Farello battono il sindaco al TAR con le ordinanze di requisizione dei loculi che vengono annullate. Per due volte quindi questo principio che va avanti da 13 anni ha lo stop da parte di un tribunale amministrativo. E non ci voleva molto a capire che finiva così, perché chi ha una proprietà non può vedersela tolta per qualsiasi motivo da qualcuno, che sia pure la pubblica amministrazione. È una vicenda che ha contorni veramente molto complessi, quella che la città sta vivendo, una vicenda che ha anche aspetti dolorosi, mettiamoci nei panni delle famiglie di quelle salme, circa 25, che stanno parcheggiate dentro le bare a Farello, una accanto all'altra, e non c'è neanche lo spazio per passare ad andare a deporre un fiore nell'attesa che vengono seppellite. È una vicenda che veramente lascia l'amaro in bocca sotto vari punti di vista, ma in questa storia che parte veramente da lontano c'è da dire che da una parte avremo fino al 9 di dicembre, così dice l'ordinanza del TAR, l'impossibilità alla sepoltura dei defunti, e dall'altra parte si spera che serva da monito a chi governa oggi e a chi verrà dopo per impostare una politica cimiteriale che sia adeguata ai bisogni della città. Non ci vuole molto a fare i conti, basta vedere la media di quante persone muoiono all'anno e pianificare ogni anno una costruzione di loculi che sia adeguata a soddisfare le richieste, magari portandosi avanti in modo da non trovarsi all'ultimo minuto con l'acqua alla gola del tutto esaurito dei loculi. Peraltro si tratta di una partita di giro, perché quello che spende l'amministrazione comunale lo incassa vendendo il loculo via via che il defunto muore e la famiglia acquista il loculo. Storia spiacevole veramente, che crea molta amarezza in questi giorni alle famiglie dei defunti, pronti a fare delle azioni di protesta. L'amministrazione comunale dal canto suo sostiene di aver ereditato questa situazione pesante, e qualcosa l'ha fatta, ad esempio appaltando gli 80 loculi prefabbricati che dovrebbero essere consegnati a metà dicembre, così ha detto il sindaco. Ed è questa forse l'unica speranza per cancellare al momento questa brutta storia. Avere questi loculi e poter seppellire chi via via muore in questi giorni e non ha provveduto in vita ad acquistarlo. Certo, le considerazioni che si fanno spontaneamente sono di questo tipo: se sei stato previdente in vita e acquistato il loculo, te lo vedi requisire e non ce l'hai; se non sei stato previdente, non l'hai acquistato, magari anche perché non avevi la possibilità economica, è lo stesso, non ce l'hai nemmeno, non vieni sepolto. E allora c'è qualcosa che non va in questa città, e quello che non è andato va ricercato nel palazzo, va ricercato in chi ci ha governato in questi anni e non ha fatto nulla. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. 2 minuti 2. Nella piattaforma mediatica di Radio Gela Express. In radio, sui social, nel sito e sulla app Radio Gela Express. Radio Gela Express. La farmacia Pintaudi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pintaudi, professionalità, salute e servizi. Farmacia Pintaudi è dermocosmesi, con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyClean. La farmacia Pintaudi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza o per originalissimi regali li trovi alla farmacia.
Farmacia Pintaudi. Farmacia Pintaudi e Filorga. A garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla Farmacia Pintaudi c'è il servizio chiedi, invia e ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 18 95 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 11 61. Le Farmacie Pintaudi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela.